Del Il secondo maschio di questa sera c'ha la faccia del bravo ragazzo, ma anche del cattivo. Potrebbe essere perfetto il figlio ideale, ma anche un potente criminale. Ma chi sarà veramente? Questa sera lo voglio scoprire con voi, perché so che vi ha fatto impazzire con una serie che ha mandato letteralmente in crash Rai Play. Questa serie si chiama Mare Fuori e lui, Matteo Paolillo, ben conosciuto come Edoardo. Ciao Matteo, come stai? Bene? Sì, molto bene. Insomma, eccoci qua. Tutto questo successo spaventoso che hai avuto con Mare Fuori ti ha cambiato? Vabbè, sicuramente cambiano tante cose. Più che altro quello che cambia sono le persone intorno. E quindi di conseguenza, siccome noi siamo la sintesi delle cinque persone che ci stanno più vicine, sono cambiato anch'io, mi sono un po' adattato a quello che è stato il cambiamento, però di base sono sempre io. Cioè le persone intorno sono cambiate come atteggiamento? Vabbè, perché ti guardano diversamente, a cominciare dalla propria famiglia, dagli amici, da chiunque, no? E quindi c'è anche una responsabilità diversa rispetto all'approccio, o anche banalmente a quello che dici, viene preso più seriamente, quindi cambia. Ah, cambia. Cosa. Perché la famiglia, dici? Eh beh, perché la famiglia comunque ti guarda con occhi diversi, no? Se prima magari c'erano tante preoccupazioni, magari comunque io sono andato via di casa a 18 anni, i miei mi hanno sempre sostenuto, però ovviamente erano preoccupati, no? Perché sì, comunque il mio mondo, il mio lavoro è un lavoro difficile, non ci sono mai conferme, eccetera. Quindi adesso li vedo comunque più sereni. Perché hai realizzato comunque un sogno. Sì, perché vedono che comunque le cose stanno andando bene, quindi sono sicuramente più sereni. Io immagino che tu abbia realizzato un sogno che mi dirai fra pochissimo e ne avrai qualcuno da realizzare speciale Tanti nel tuo altri. Cuore, però me lo dirai fra pochissimo perché torniamo immediatamente, proprio poco. Ok. Siamo tornati con Matteo. Edoardo, perché io non ce la faccio, essendo una tua fan come della serie che hai girato, che sta avendo un successo incredibile, che è Mare Fuori, alla fine ti guardo, ti sento parlare così carino, in italiano, educatino, e poi pensa che lui delinquente che rappresenti. Vabbè, lì sono qualcos'altro, no? Lì sei l'attore, ma io stasera voglio capire chi è Matteo. Il sogno realizzato e il sogno da realizzare. Allora, il sogno realizzato è quello di aver dato vita a un personaggio con tanta profondità. E ci sono tanti altri sogni da realizzare. E adesso sto preparando tanta musica e voglio dedicarmi ad altri personaggi. E ho sempre tanti progetti da realizzare. Ma tu scrivi, canti, non sei solo un attore. Scrivo, canto e principalmente recito. Diciamo che la musica per me è sempre stato un hobby. È qualcosa che mi ha sempre aiutato con la recitazione. Poi adesso praticamente è diventato un secondo lavoro perché sto coltivando anche quello. Perché la sigla di Mare Fuori, così come gli altri testi, sono scritti da sì, te. Sì, ho scritto e ho cantato, mentre la musica è stata composta da Lorenzo Gennaro, che è il mio producer fisso ormai. Ah, ma cosa facevi prima di questo grande successo di Mare Fuori? A che età inizi? Facevo le stesse cose, cioè studiavo recitazione e lavoravo ad altri personaggi perché non ho lavorato solo ad Edoardo e mi avvicinavo al rap durante il liceo, poi ho cominciato a scrivere quando ho conosciuto Lorenzo e abbiamo composto alcuni brani fino poi ad arrivare alla sigla, insomma facevo le stesse cose. Quindi tu fai l'attore, lo scrittore, il cantautore, da quando avevi? 13 anni. Quindi non c'è mai stato un piano B nella tua vita? No. Volevi c'è fare stato, questo e l'hai raggiunto? C'è stato un momento quando avevo 20 anni e stavo a Roma da 2 anni e c'era questa possibilità di andare all'estero a lavorare come ragioniere perché sono diplomato in ragioneria e mi pagavano anche abbastanza bene per 4 mesi. Solo che ho rifiutato perché ho detto io voglio fare l'attore nella mia vita, non voglio fare il ragioniere, cioè con tutto il rispetto per ci il ragioniere, però non era quello che io sentivo. E quindi sono queste le scelte poi, magari che a volte sembrano folli, però sono quelle che poi ti determinano la strada del futuro. I tuoi genitori ti hanno sempre aiutato in questo percorso, nella tua creatività, perché tu ti sei definito un creativo. Sì, sì, creativo perché mi piace creare, mi piace dare forma alle mie idee e i miei genitori mi hanno sempre sostenuto, sono sempre stati i miei primi fan.
Mio padre a volte veniva, che ne so, quando andavo in tournée a teatro, magari in Calabria o in Sicilia, o a volte mia madre si davano il cambio perché loro lavorano insieme. Quindi sì, mi hanno sempre sostenuto e mi hanno sempre dato tanto amore, che quella è la cosa più importante. Tu sei fidanzato? Sì. Questo per le tue fan, immagino che sia una notizia interessante. E come sei creativo in amore? Che significa? Sei un romantico. Sì, sono romantico. Sei un romantico. Sicuramente penso che la cosa più importante dell'amore è prendersi cura dell'altro e quindi mi piace inventare sempre cose nuove. Ah, che carino. Però ti sei definito pignolo. E io Sì. non so se significa che tu sei un precisino o se diventi un rompiscatole come alcuni maschietti. Ma diciamo che cerco di non essere rompiscatole, però tendo sempre a fare le cose in maniera molto precisa, lavorativamente. Allora questo ogni tanto magari me lo porto anche nella vita privata. Poi cerco, sai, quelle stupidaggini, tipo il tubetto del dentifricio, quelle cose lì. Poi cerco di lasciarmi andare, insomma, di ammorbidirmi su queste Quindi non cose. sei un rompiscatole in amore. Ma non credo, poi Questo lo questo. dobbiamo far dire agli altri. Sentimi, Matteo, ma fammi un po' Edoardo, perché io non ce la faccio. Cioè, te lo Ma dico. così. Così, tanto sei un attore. Vabbè, non è che sono. Non è che faccio Vabbè, così. allora C'è ci pensi, uno perché studio da c'è fare. uno studio, allora ci Magari mi pensi. prendo mezz'ora di concentrazione, poi ripartiamo Hai e. tempo per pensare Mi come concentro. interpretare Edoardo quando saremo tutti e tre insieme?